E oggi ho fatto un'analisi, da Unità d'Italia, quindi dal 1871 ad oggi, Mottola non è riuscito mai ad esprimere una personalità al di là della provincia. Io penso che dobbiamo porre fine a questa sorta di maledizione, a questo tabù che ormai investe questo nostro paese e che è una delle concause, sicuramente non l'unica causa, del mancato sviluppo della nostra realtà rispetto ad altri paesi vicinosi. In evidenza come altre realtà a noi vicine, Girosa, Castellaneta, Palagianello, fino anche Palagianello, Massafra, per non parlare di Martia, hanno avuto dei grandi vantaggi nell'aver avuto la possibilità di esprimere personalità all'interno del Consiglio regionale. Grazie, beh, vedete, grazie, grazie anche ai voti di Mottolini. Una campagna elettorale diversa da tutte le altre, una campagna elettorale in cui c'è una grande disaffezione verso la politica, lo vediamo tutti i giorni, anche noi quando giriamo c'è una disillusione, soprattutto da parte dei giovani, non si crede più, non si ha quello spirito che ha animato le grandi lotte degli anni 70, soprattutto degli anni 80. Ma noi abbiamo la necessità di parlare uno per uno, per dire che la politica può essere anche qualcosa di diverso, e noi l'abbiamo dimostrato giornalmente, perché giornalmente siamo a disposizione della gente. Non siamo certamente le persone che spariscono per 3-4 anni e poi si ripresentano il giorno prima della elezione. La regione ha grandi competenze e grandi responsabilità. Se vogliamo, oggi conta più un consiglio regionale di un Parlamento nazionale, conta più un consigliere regionale di un parlamentare nazionale. La regione decide sulla sanità, decide sui nostri servizi. Noi sappiamo tutti che, e lo dico con a malincuore, la questione sanità, sia del vecchio che del nuovo ospedale, non potrà essere affrontata se noi non avremo rappresentanze. Ormai è chiaro a tutti che non è più una questione di destra e di sinistra, ma di rappresentanza degli interessi del territorio. La mia candidatura ha proprio questo senso, e la candidatura della lista Emiliano è, come dire, è esemplificativa di questo. Io mi candido non per essere rappresentante di una parte, ma per essere rappresentante dell'intera cittadinanza, per essere sindacato dell'intera cittadinanza, perché noi di questo abbiamo bisogno. Non abbiamo più bisogno di gente che divide, ma abbiamo bisogno di gente che unisce, che abbia la capacità di mettere insieme personalità diverse, storie diverse, culture diverse, inclinazioni diverse, ma che hanno un unico obiettivo, quello di far sì che il nostro paese cresca. Noi quando giriamo abbiamo una domanda che nasce tutti i giorni, è quella di lavoro, è quella dei nostri giovani che ci chiedono: come possono rimanere qua se non c'è possibilità di lavoro? Bene, io dico a questi giovani di avere anche questa volta un briciolo di speranza e un briciolo di fiducia, perché se noi saremo rappresentati avremo la possibilità di rilanciare una zona industriale, avremo la possibilità di rilanciare i suoi nosocomi, che oltre a erogare servizi significherà anche la possibilità di dare lavoro a tanti giovani. Lo sappiamo bene, perché nel vecchio ospedale è prevista una RSSA, una residenza per anziani, sotto abbiamo l'intenzione di fare un centro diurno, e questo significa lavoro innanzitutto, oltre che servizi ad una parte della popolazione che, grazie a Dio, invecchia di più. E noi questo ci impegniamo a fare, e questo è il senso di questa campagna elettorale, al di là di ogni trasformismo, al di là di ogni parola. Noi abbiamo dimostrato negli anni, siamo stati in provincia, dopo 30 anni abbiamo realizzato un manufatto che è l'ultima opera pubblica che questo paese si ricorda, una scuola che sfiora lo stemma dell'intera provincia, io direi dire dell'intera regione, quanto veramente. La mia candidatura è una candidatura che vuole unire questo paese. Io non parlerò mai contro nessuno, non ho intenzione di chiamare in ballo nessuno, ma ho intenzione di chiamare in ballo voi cittadini. Da oggi avete una grande responsabilità, quella del passaparola. Spendiamo una parola. Quando abbiamo una persona di fronte a noi che dice: io non voglio andare a votare, sono sfiduciato, diciamo: no, questa volta devi fare uno sforzo, dobbiamo crederci, perché per la prima volta abbiamo la possibilità di realizzare un risultato storico, quello di mandare finalmente in via Capruzzi in regione il nostro rappresentante. Perché, come dico sempre, noi dobbiamo andare in regione e non dobbiamo bussare col cappello in mano, ma dobbiamo andare in regione ed entrare dalla porta principale. Ogni mottolese si deve sentire padrone di quella sera. Ed è questo che noi vogliamo fare. Seguite, perché noi siamo convinti che ancora la buona politica esiste. Seguite, perché ancora siamo convinti che c'è voglia di protagonismo da parte della nostra città, che è sempre più bistrattata e sempre più periferia di questa regione. Seguite, perché
al di là di quello che si pensa, esiste ancora gente che fa politica per passione e non certo per soldi e per non certo per raggiungere la posizione economica. Si guida perché, voglio dire, è chiaro a tutti che abbiamo la possibilità di scrivere una pagina importante della storia del nostro paese. Ormai è chiaro a tutti, anche chi non mastica politica. L'elezione regionale è chiusa, con la divisione degli altri, con la spaccatura, Michele Emiliano è già presidente della Regione Puglia. Quindi noi abbiamo il dovere di utilizzare in maniera utile il nostro voto. Bravo. E l'unico modo per utilizzare in maniera utile il nostro voto è votare per la lista Emiliano e per il sottoscritto, perché renderemo utile veramente il voto di tutti. Noi, questa è una campagna elettorale che va al di là degli steccati politici, partitici, culturali e ideologici. È una campagna politica nella quale per la prima volta mettiamo al centro della nostra azione il nostro paese, mettiamo al centro della nostra discussione gli interessi della nostra collettività. Ecco perché seguite. Quindi la vostra vicinanza, il vostro apporto, come dire, morale ma anche fisico, la vicinanza fisica per noi è benzina e motore per portare avanti questi ultimi 20 giorni di campagna elettorale e per poter, spero e sono convinto che si può fare, perché se guida, il 1° giugno poter festeggiare con voi una data storica per la nostra città. Vai Ciccio, se guida, se guida, se guida!